Quindi ogni fanciullo ha diritto all'istruzione indipendentemente dalla razza, dal colore, dal sesso, dalla lingua, dalla religione, dall'opinione politica e indipendentemente dalla condizione dei suoi genitori o dei suoi rappresentanti legali, quindi dalla loro origine, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro nascita, da qualsiasi altra circostanza. E quindi c'è il principio del superiore interesse del minore, quindi che pone come obiettivo principale quello di garantire appunto che questo diritto venga soddisfatto in tutte le sue forme. E quindi dicevo, indipendentemente dal possesso della documentazione, indipendentemente dalla situazione in cui si trova il minore, no? In Italia, per cui noi teoricamente abbiamo il dovere di includere, di mettere in atto un percorso di inclusione anche per quegli studenti che si trovano in Italia così in situazione temporanea, senza un permesso di soggiorno, paradossalmente, anche se non conoscessimo neanche il nome e il cognome di quel bambino, noi saremmo obbligati a garantire il suo inserimento in un percorso scolastico. E questo secondo me insomma, è fondamentale perché ci sono tanti bambini invece che adesso non frequentano la scuola, cioè parlo dei, sapete, no? Ci sono tanti migranti che hanno bimbi piccoli, io sinceramente non lo so, io li vedo sempre per strada, non sono inseriti in nessun percorso Ma scolastico. a me viene spontanea una domanda, è tipo, ad esempio, sai che si sente che poi sia vero o non sia vero, non ti puoi rimanere, ma sai che ci sono sempre i politici che dicono, ah, i Rom non mandano i bambini a scuola, cioè cosa fa lo Stato in questi casi? Cioè, essendoci che c'è magari un sospetto, mettiamo che all'interno di una comunità Rom i bambini non vanno a scuola, se questi bambini hanno il diritto all'istruzione, lo Stato dovrebbe fare Lo qualcosa Stato in per... teoria sì, fa qualcosa perché hanno il dovere i genitori dei bambini rom di mandare i figli a scuola fino a 16 anni e teoricamente lo Stato dovrebbe attivarsi perché questo dovere, questo diritto venga Cioè, quindi dovrebbero rispettato. esserci delle Gli assistenti assistenti sociali che sociali. vanno sì nei campi rom, vanno fisicamente a prendere i bambini e li portano a scuola. Ma viene fatto Sì, davvero? Ah, nel caso dei rom sì. Nel Sì, caso invece tipo i migranti... pare che nessuno se ne preoccupi, a mio avviso, sinceramente, sembra che nessuno si stia preoccupando perché tanto si pensa, cioè tanto poi sì, sono, perché loro vogliono stare qui, capito? In maniera temporanea, quindi magari è come se non fosse un nostro problema, ma in realtà lo è un problema dello Stato italiano, un problema di cui lo Stato deve preoccuparsi, però figuriamoci, non si preoccupa di inserirli in contesti di vita, diciamo, degni di essere chiamati tali, figuriamoci se lo Stato si preoccupa di inserirli a scuola. E in realtà c'è anche il rischio che, cioè, c'è qualcuno che dice magari la scuola non lo vuole, cioè magari la scuola non lo prende, perché per una settimana ti destabilizza, insomma, tutto il programma scolastico che fai, lo inserisci a metà anno. Insomma, in realtà quello è un rifiuto, cioè laddove dovesse veramente essere così, cioè laddove veramente una persona si attivasse per fare un inserimento di un ragazzo in un contesto scolastico e questo inserimento venisse rifiutato dal dirigente, il dirigente è punibile, perché non può rifiutarsi, cioè non può, a meno che non lo faccia perché ci sono delle motivazioni giustificate, ma anche laddove dovesse esserci una scuola in cui si è raggiunto il limite massimo di iscrizioni, anche in quel caso è compito del dirigente attivarsi perché quel bambino venga inserito in un'altra scuola, cioè nel senso non è un problema di tutti, no? Questo voglio dire. E anche rispetto ai tempi, cioè il bambino ha diritto ad essere inserito in un contesto scolastico in qualsiasi momento del bambino e ragazzo, insomma, fine 16 anni. In qualsiasi momento dell'anno, quindi non a settembre, a ottobre, non è una giustificazione dire sì, ma ormai siamo a marzo. Se a marzo mi arriva il migrante che è bimbo in età di obbligo scolastico, quello studente, quel ragazzo va inserito in un contesto scolastico. Quindi, indipendentemente dalla documentazione anagrafica,
sanitaria o scolastica. Cioè la mancanza di documentazione relativa all'anagrafica, all'aspetto sanitario o rispetto al percorso scolastico seguito, sì, un percorso scolastico è stato seguito fino a quel momento, non preclude comunque l'inserimento dello studente nella scuola. Quindi è rilevante anche rispetto al permesso di soggiorno e rispetto, scusate, e rispetto alla documentazione relativa ai titoli di studio che diciamo ha precedentemente conseguito. Anche perché vale l'autocertificazione, così come vale per gli italiani, vale anche per gli stranieri l'autocertificazione. Come viene inserito? In che classe viene inserito uno studente straniero? Prima lui accennava all'età. Effettivamente quello è il principio su cui si basa l'inserimento dell'alunno straniero, cioè in base all'età anagrafica, per cui si tiene conto dell'età e tendenzialmente si tende a mettere in classe con studenti della stessa età anagrafica. A meno che non sussistano dei comprovati e giustificati motivi, tali per cui debba essere inserito in un anno scolastico immediatamente precedente. Quindi non so, può esserci qualcosa che... l'allergia. Ma magari se no apriamo la finestra, magari è troppo secca l'aria. Così. Grazie. Vorrei farvi congelare. Dicevo, che stavo dicendo? L'età, sì. A meno che non sussistano dei motivi, insomma, che giustificano l'inserimento in una classe precedente, tipo, vabbè, una non conoscenza della lingua italiana, il livello di maturazione dello studente, insomma. E altrimenti viene inserito in una classe in cui, diciamo, gli altri ragazzi hanno la stessa età anagrafica. Poi, in teoria, in ogni classe non dovrebbe esserci più del 30% di studenti stranieri, anche quella è un'indicazione, questo per evitare, insomma, che vengano in qualche modo ghettizzati, quando le classi di stranieri, magari tutti di lingue diverse, diventerebbe un po' problematico, però questo sinceramente in base alla mia esperienza non sempre viene rispettato, cioè mi è capitato di essere in classi in cui si era totalmente, cioè le classi totalmente formate da ragazzi stranieri. Perché non ci sono italiani o perché sono state create da stranieri? Cioè perché un quartiere magari non piace. Cos'è? La Hugo Foss? No, quella di Franco al Giovio. La Focazzara, volevo dire io. Lì sono quasi stranieri. Però la domanda sì, è quartiere, perché credo che sia il quartiere che e soprattutto quegli italiani che ci sono vengono via. Cioè io proprio delle medie vivendo di fianco, però dicono sì. Però quello lì, ma c'è una situazione diversa, perché comunque i ragazzi che frequentano, la maggior parte dei ragazzi che frequentano non sono immigrati di seconda generazione, quindi sono comunque nati qui. Sì, ma comunque io vedo spesso che i genitori italiani non mandano i figli italiani. Quello è un altro discorso culturale, però quello che ti volevo dire. Cioè se il ragazzo comunque ha padronanza della lingua italiana, va bene, cioè quel 30% riguarda quegli studenti che proprio non... cioè, con cui proprio devi attivare dei percorsi insomma particolari per poter intraprendere un discorso didattico, no? Cioè è capitato di avere classi in cui c'erano studenti di diversa provenienza e nessuno di loro parlava una lingua, cioè parlava una parola italiana. Quindi mi metti insieme africani, russi, insomma, e comunque provare a stabilire una relazione che è difficile da stabilire in contesti come quelli. Quindi in realtà è un'indicazione quella del 30%, cioè non è proprio una legge per cui viene interpretata un po' in base a
le diverse situazioni. Però diventa problematico in quel caso riuscire a gestire situazioni di quel tipo. Però è importante una considerazione, cioè che tipo dal punto di vista legislativo abbiamo detto adesso chi nasce in Italia è considerato straniero, tra virgolette, fino a 18 anni, però ad esempio non rientra dentro questo 30% degli stranieri. No, perché in realtà... Perché qua ci si basa sul livello linguistico, l'inserimento, quindi capite in realtà... Beh, la motivazione in questo caso è proprio di ordine pratico, cioè nel senso... cioè ti renderai conto che tu, se ho una classe, se di 30 persone e nessuno di loro dice una parola in italiano e ognuno di loro ha una lingua diversa, quindi non ha neanche modo di trovare una lingua veicolare per poter comunicare, che ne so, l'inglese magari, ecco, sono una classe a maggioranza di parlanti anglofoni, si riesce a stabilire un sistema, no? Parlo una mediazione linguistica, ma nel caso di parlanti, diciamo, di lingue totalmente diverse, diventa complicato poi gestire e mandare avanti un programma. Quindi la motivazione è quella. Quindi inseriti in classi, diciamo, tenendo conto dell'età, e che altro dire? Stabilire. Ti volevo chiedere un attimo, cioè mi è venuta una domanda così. Per quanto riguarda invece mediatori culturali presenti a scuola, cioè le istituzioni. E far sì, sì, anche quello è un. Cioè fanno qualcosa o. È un. Sì, dovrebbe essere predisposto per gli studenti stranieri, diciamo, che non parlano la lingua italiana, un percorso di facilitazione e mediazione linguistica. Però questo è di competenza, non è di competenza, diciamo, statale, di competenza delle singole amministrazioni comunali, e nella maggior parte dei casi non ci sono fondi, per cui le ore di mediazione linguistica sono ridotte all'osso e soprattutto si risolvono in corsi, diciamo, al di fuori del contesto classe di insegnamento della lingua italiana come L2. In realtà la mediazione linguistica dovrebbe essere tutt'altro, cioè dovrebbe consentire proprio, cioè dovrebbe essere proprio un servizio che ti permette di veicolare dei contenuti da diverse discipline, ma all'interno del contesto classe, no? In realtà sono talmente poche le ore a disposizione delle scuole che poi alla fine si risolve tutto facendo qualcosa di totalmente diverso. Quindi praticamente lo studente viene, cioè, fatto uscire dalla classe, sì. e quindi praticamente lo... Cioè, tutte le ore in più di italiano. Sì, però anche... è fatto in maniera un po' così, non dico in maniera un po' approssimativa, cioè nel senso che in realtà lo studente straniero, se nel suo percorso didattico dal consiglio di classe viene ritenuto che è uno studente che ha particolarmente bisogno di apprendere la lingua italiana perché altrimenti non riuscirebbe a, diciamo, comprendere proprio niente anche nelle altre discipline, cioè possono essere dedicate le ore dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria all'insegnamento dell'italiano. Ma in realtà anche questo non viene fatto perché comunque si tiene conto della disponibilità dei mediatori culturali, così. Spesso sono anche quelli, sono dei ragazzi che fanno un servizio civile, insomma, svolgono un servizio civile nel comune, vengono nelle scuole e fanno così delle ore prelevando, ecco, i ragazzi anche in orari in cui teoricamente non dovrebbero stare fuori dalla classe. Però io mi ricordo, ad esempio, quando ero piccolo, cioè a me capitava, ad esempio, durante le ore di storia, proprio il primo mese, durante le ore di storia, ad esempio, io andavo sempre con l'insegnante di sostegno, perché tanto, cioè... Perché avevi l'insegnante di sostegno? Sì. No, io sono stato fortunato perché andavo sempre, cioè io ho avuto un insegnante di sostegno, cioè però parliamo di 10 anni fa, e quindi... la situazione magari era un po' più felice economicamente, anche a livello di spesa pubblica e tutto. Okay. E è stato molto bello perché io ho dei bellissimi ricordi di, appunto, di questo insegnante di sostegno, che, cioè, poi è vero, dallo spagnolo all'italiano non è un salto enorme, quindi in realtà, cioè, io sono stato servito 3 mesi e mezzo e poi dopo camminavo con le mie gambe, no? Però comunque è stato bello, cioè, nel senso, a livello di inserimento adesso non so effettivamente se ci siano tanti problemi, ma
all'epoca, già 10 anni fa, mi sembrava comunque che funzionasse. No, sì, quello... in teoria lo studente straniero non ha diritto all'insegnamento di sostegno, perché l'insegnamento di sostegno viene garantito agli studenti certificati ai sensi della legge 104 del 92. Invece gli studenti stranieri rientrano in una classificazione diversa, che è quella degli studenti con bisogni educativi speciali, che invece è regolata dalla legge 170 del 2010, in cui vengono inclusi anche, oltre ai DSA, probabilmente conoscete gli studi specifici dell'apprendimento, anche i studenti con situazioni di svantaggio linguistico o socioculturale, per cui gli studenti stranieri, a cui purtroppo non è, alla legge 170 del 2010 non è, diciamo, chi è classificato come bisogno educativo speciale non ha diritto all'insegnante di sostegno. Mi colpisce che questa cosa sia arrivata nel 2010, infatti io parlo del 2003, quindi in realtà 7 anni prima magari, cioè per quello dico, magari le cose si sono evolute in peggio, capite? Perché ad esempio... non so, in realtà... cioè quando io ho avuto l'insegnante di sostegno era nel 2003. Ma era proprio insegnante di sostegno. Era proprio insegnante di sostegno. Perché poi dopo sempre la stessa signora, quando sono andato alle medie, lei lavorava sia alla superiore sia alla... sia alle elementari sia alle medie. Quando sono andato alle medie faceva l'insegnante di sostegno ad un ragazzo autistico, quindi penso che fosse proprio l'insegnante. Allora, in realtà l'insegnante di sostegno è assegnato alla classe, per cui può darsi che in quel caso, perché in teoria no, neanche nel 2003 era prevista la figura dell'insegnante di sostegno per gli stranieri, probabilmente era stata assegnata alla classe per altre motivazioni, per altri alunni certificati, ripeto, per la 104 del 92, e probabilmente io ho parassitato. No, assolutamente, cioè l'insegnante di sostegno è assegnato alla classe, per cui non dovrebbe esserci in ogni classe, visto che comunque soprattutto adesso ci sono tante situazioni, in ogni classe ci sono delle situazioni, insomma, almeno una punto. Gioia, sì. Almeno una gioia. E che altro dire? E tutto questo ragionando nell'ottica quindi dell'inclusione. E quindi dovrebbe essere, però ripeto, lo studente straniero non è certificato, cioè il bisogno educativo speciale, a meno che non si tratti di NAI, non arrivato in Italia, e comunque non essendo certificato, diciamo che la tutela di certi diritti è affidata un po' ai membri del consiglio di classe, perché è il consiglio di classe che deve redigere eventualmente il piano didattico personalizzato, e se non lo fa è un problema, però è un problema di cui nessuno può occuparsi se non il consiglio di classe. Quindi nel momento in cui il consiglio di classe non è a conoscenza del fatto che quell'alunno ha diritto a un piano didattico personalizzato, praticamente non viene fatto nulla perché si garantisca l'inclusione scolastica. Cioè, magari ci siano in zone particolarmente critiche dal punto di vista politico, c'è la possibilità che magari i consigli di classe siano un po' troppo politicizzati. E qui non vogliono volutamente fare nulla, esatto. Invece. Potrebbe essere una cosa fattibile. Questo poi, cioè, penso sia anche al buon senso, no, delle persone, cioè anche alla professionalità del docente. Diciamo, lavorare lasciando al di fuori qualsiasi pregiudizio o giudizio di carattere, diciamo, soggettivo. E non so se avete domande questo argomento. Gli strumenti sono questi, sono il piano didattico personalizzato e poi una metodologia didattica che diciamo che sia personalizzata, quindi che tenga conto delle necessità dell'alunno, mettendo appunto lo studente al centro del processo di apprendimento, quindi una didattica, io dico, che si adegua all'alunno, non è l'alunno che deve adeguarsi al metodo di insegnamento, è la mia didattica che deve adeguarsi alle singole specificità di ogni alunno. E nel caso dell'alunno straniero devono essere messe in conto tutta una serie di misure da dover prendere. Quindi sì, anche
non so, anche la possibilità di avere dei, per esempio, dei testi della lingua, della sua lingua nativa, la possibilità di, anche il test d'ingresso dovrebbe essere somministrato nella sua lingua nativa, perché in realtà un studente straniero, cioè, spesso viene visto anche un po' come quello che non sa niente, no? In realtà non è che non sa niente, non sa come dirlo, cioè, magari le cose le sa, ma giustamente non sa come dirlo. E molto spesso non... Cioè, in un certo senso, come si ha magari il contenuto, però non riesce a trovare il senso.